Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi pentendosi di non averli acquistati. Dopo lo shorts di ieri riprendiamo un format ricchissimo, risalente allo scorso anno. È giunto il momento di indagare il mercato per capire quali titoli Switch sono diventati rari o magari lo stanno diventando. Prima di partire, due piccole precisazioni. La prima è che escludo da questa lista tutte le collectors o le edizioni a tiratura limitata fatte da publisher tipo Limited Run Games, che sono create apposta per diventare rare. Mi interessa di più scovare quali sono quei titoli che un giorno valevano 1 e oggi valgono 10 o 100. E poi tenete a mente che non sono il depositario della verità assoluta, il mercato è in continuo cambiamento e sono felicissimo di essere corretto o smentito nei commenti. Mi raccomando, recuperatevi anche il primo video dove trattavo di alcuni titoli specifici che non è detto andrò a riprendere. Vi aspetto nei commenti, sono curiosissimo di sapere quali sono i giochi che secondo voi saranno belli, tosti da recuperare nei prossimi anni. E niente, io ho detto tutto, ricordatevi della conquista non violenta di internet.poro e della fondazione del Poroverso. L'obiettivo è quello di arrivare a 1 milione di iscritti prima dell'inizio della seconda metà del ciclo vitale di Switch. Direi che abbiamo parecchio tempo. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Ok, partiamo subito dal titolo che mi ha riacceso l'interesse verso questo argomento, ovvero Xenoblade Chronicles 2 torna The Golden Country. Se seguite questo canale da un po' e vi siete già sparati tutta la serie dei rari e introvabili, saprete che in Occidente i titoli che tendono a diventare rari con più facilità sono i JRPG. Si tratta di un genere considerato dai publisher ancora come molto di nicchia e quando c'è da stampare versioni regionali, queste vengono fatte sempre in tirature molto limitate. Questo è un altro argomento fondamentale. Tenete conto che magari un gioco abbastanza facile da trovare nella versione PAL inglese può avere tutta un'altra quotazione se cercato nella sua controparte regionale, come nel caso del PAL ITA. Sì, si tratta di una differenza che interessa solo ed esclusivamente il collezionista. Nel 99% dei casi le varie versioni europee di un titolo contengono al loro interno tutte le localizzazioni disponibili. Quindi, tra un triangolo blu e uno rosa, giallo o verde, cambiano soltanto le scritte sulla copertina e sulla manualistica, che comunque ormai è stata eliminata da quasi tutti i giochi Switch. La premessa serviva per farvi capire che un titolo come Torna adesso vale molto più di quello che costava appena commercializzato, ma principalmente nella sua versione italiana. Se vi interessa avere una copia fisica del gioco per giocarlo, la sua versione PAL UK, con un po' di pazienza, può essere reperita intorno ai 40 euro, mentre la versione triangolo blu va dai 60-70 in su. C'è qualche pazzo che anche per una copia usata già spende un centinaio di euro, ma per me si tratta o di persone disinformate o di aste truccate, gonfiate dai venditori. Per questo il mio consiglio è quello di regolarvi sempre guardando più o meno qual è la media tra i venduti di eBay. E poi sì, lo so, chi ha tempo e pazienza di rovistare nei GameStop di sicuro avrà la botta di cubo di beccare prima o poi un rarissimo e introvabile Switch, come può essere Torna, Hades o Attack on Titan 2 al loro prezzo originale, o magari anche a meno, ma in questo video ci limitiamo a prendere in considerazione le quotazioni online. Ah, e anche price charting, proprio per questo ambito, è un ottimo metodo per farsi un'idea, più o meno corretta, delle fluttuazioni di prezzo nel corso del tempo di ogni singolo titolo a seconda del mercato di riferimento. Ma concludo il capitolo Xenoblade Chronicles aggiungendo due paroline su tutta la serie. Lasciando perdere le collectors che sono praticamente un miraggio, Torna non è l'unico titolo della serie ad aver visto un'impennata nel prezzo negli ultimi anni. Tra questi c'è anche la versione base di Xenoblade Chronicles 2, specialmente in versione PAL ITA, che inizia a raggiungere quotazioni non altissime ma abbastanza preoccupanti. Skylanders Imaginators è il secondo motivo per cui ho riaperto questa serie di rari e introvabili. Come vi ho detto nello shorts di ieri, questo gioco ha raggiunto delle quotazioni importanti sia nella sua versione liscia che nello starter pack. Per me si tratta di una cosa abbastanza sorprendente perché pensavo che una serie di così grande successo avesse avuto una distribuzione di tutt'altro tipo. In realtà, andandomi a studiare la storia di questa release, Imaginators è l'ultimo titolo della serie, uscito ormai quando la sua popolarità era in declino. La versione Switch di Imaginators è uscita pure in netto ritardo rispetto alle altre edizioni, ed essendo un titolo di lancio della console ibrida, è molto probabile che nessuno si sarebbe mai aspettato il successo che poi Switch ha rapidamente ottenuto. Quindi qui c'è una bella combo di sfighe, una serie in declino e l'impossibilità di determinare la popolarità della console, a cui si aggiungeva pure la non esistenza di una versione digitale del titolo. Quindi, poche copie,
diffusione limitata e poche vendite, tutti gli ingredienti per un disastro di ottima qualità. Ora però vi chiedo, perché Imaginator sì e Skylanders no? Queste figure ve le tirano dietro, ma chissà ancora per quanto. È bello poi tornare ciclicamente sulla 3D All Stars, la più grande zozzata che Nintendo abbia mai fatto a livello di distribuzione. Ripeto, a livello di distribuzione, non sto giudicando il contenuto di questa collection, ma la sua tiratura a tempo limitato. Maledetti. Se è vero che tra settembre 2020 e marzo 2021 questa collection l'hanno comprata tutti, eppure in doppia copia, arriverà un momento in cui chi si è unito all'ecosistema Switch dalla seconda metà del 2021 in poi avrà la tentazione di recuperare questa collection. Probabilmente affinché diventi rara, soprattutto se ancora sealed, ovvero in celofanata, ci vorranno parecchi anni, ma guardate che su eBay i prezzi iniziano già a salire. Ora che non è più così di facile reperibilità nei GameStop e nei negozi fisici in generale, il prezzo va sempre più su. Insomma, se avete fatto la follia di prendere la 3D All Stars come un investimento, potete tirare un sospiro di sollievo. I vostri pronipoti riusciranno a ricavarci una cena fuori gratis dalla sua vendita. Top! Ma come vi dicevo, il mercato è infame ed è imprevedibile e non tutte le cose necessariamente prendono valore col tempo. Vi faccio un esempio banalissimo, Digimon Survive. Circa un anno fa questo titolo era diventato praticamente introvabile nella sua versione Switch e se andiamo a vedere lo storico dei prezzi, appena sparito da Amazon i reseller avevano iniziato a sparare dei prezzi assurdi anche ben oltre il centinaio di euro. Tutto perfetto fino a quando Bandai Namco non ha iniziato a ristampare il gioco e ora questa copia vale anche meno di quanto costava in originale, eppure da un bel po' di tempo. E io ce l'ho ancora sealed. Spinto dalla curiosità, ho deciso di rompere una regola che ci eravamo imposti all'inizio per dare una controllata alle quotazioni dei giochi distribuiti unicamente tramite My Nintendo Store, un'altra operazione folle. Effettivamente sia la ristampa fisica del primo Bayonetta che la Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 sono salite parecchio di prezzo, in particolare quest'ultima che ricordo veniva venduta senza gioco al suo interno, ma lo stress portato da quest'unico canale di diffusione probabilmente non vale neanche i 300 euro a cui si può riuscire a rivendere la Collectors. Sul serio, preghiamo tutti quanti che Nintendo non faccia mai più una cosa del genere. E poi comunque accessori come i controller del Nintendo 64 li ristampa, perché non fare la stessa cosa anche con le copie di questi due titoli? Bah, mistero. E a proposito di release scandalose, la collection delle Pixel Remaster dei primi 6 Final Fantasy è diventata in tempo record uno dei titoli più costosi per Switch. Questo perché anche la versione standard e non solo la Collectors è stata venduta in Europa solo ed esclusivamente attraverso lo store di Square Enix, andando sold out in una manciata di minuti dall'apertura del pre-order. E qui c'è tutta la malattia del collezionismo. La versione Jap si trova ancora facilmente, anche se vanno messe in conto le spese di importazione. Questa contiene al suo interno tutte le lingue possibili e immaginabili, anche l'italiano. Eppure, se volete la versione PAL europea, che differisce da questa prima solo dalle scritte sul box in francese e in inglese, neanche in italiano, e sulla presenza del simbolo PEGI sulla cover frontale, beh, allora sono proprio dolori. Pensate che un mese fa già non ve la cavavate con meno di 200 euro e non credo assolutamente che la situazione tenderà a migliorare. Vi voglio lasciare però con una doppia domanda, anzi forse anche un doppio messaggio di speranza. Due titoli che secondo me potrebbero diventare rari nei prossimi anni, ma che forse siete ancora in tempo per recuperare. Magari sto prendendo una cantonata, eh? Infatti vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate voi. Però vi dico la mia. Da una parte abbiamo la terza iterazione di Hyrule Warriors. Dopo l'originale su Wii e poi il remake su 3DS, è normale che la Definitive Edition su Switch non abbia avuto questo grandissimo riscontro di pubblico e mi sembra che già da adesso non sia di così facile reperibilità. Dall'altra invece abbiamo un titolo molto più recente, la Platinum Edition di Dying Light, uno di quei porting miracolosi usciti però in netto ritardo rispetto alle altre console. Anche questa non si trova facilmente, però non credo che ne esista una versione pallita, quindi la ricerca potrebbe essere molto più semplice del previsto. Vi potete accontentare senza problemi dell'edizione inglese, che poi è la più diffusa rispetto alla francese, spagnola o tedesca. Che ne pensate? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per continuare a discutere insieme di giochi rari e introvabili su Nintendo Switch. Fatemi sapere quali sono i giochi che secondo voi diventeranno ricercati col passare del tempo e anche quali sono stati i vostri recuperoni di cui andate super fieri. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà.
Voi nel frattempo fate i bravi, riposatevi dormendo triangolini tranquilli, ma soprattutto spendete duro. Io sono il Poro Raro, Michele Introvabile, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! E io ce l'ho ancora sealed.